Buonasera! Buonasera! Ciao! Ciao! Siamo in diretta. E allora, già la voce comincia a mancare, ieri sera abbiamo gridato un po' a Marina di Ragusa. È un'emozione quello, il giro che stiamo facendo, perché abbiamo cominciato ieri sera e non ci siamo più fermati. Abbiamo cominciato a parlare, a fare video, a parlare con i cittadini, stamattina un po' al mare, poi siamo andati a fare una conferenza stampa, poi abbiamo preso la pista ciclabile a Marina di Ragusa, abbiamo incontrato tantissima gente che sta investendo in quel territorio e ora siamo venuti da questa parte, che è una delle parti più belle al mondo. Marzamemi è uno dei posti più belli al mondo, ce l'abbiamo noi. È una cosa meravigliosa questa. Stasera facciamo un po' di discussioni, parliamo di politica, parliamo di elezioni regionali, parliamo di quello che accadrà al nazionale e con Alessandro e con Luigi stiamo facendo questo tour che arriverà fino al 28 di agosto e arriveremo a Bagheria. Lo stiamo facendo lentamente, sotto gli ombrelloni, un po' col costume, un po' la sera incontrando voi, perché è agosto e perché bisogna rispettare le ferie delle persone, però bisogna cominciare a parlare di politica perché il futuro è ora. Il nostro futuro è ora e l'appuntamento non è più rimandabile né rinviabile. Dobbiamo prenderci la responsabilità del momento, dobbiamo avere il coraggio di cambiare e il 5 novembre dobbiamo avere quel coraggio, dobbiamo buttare dentro la scheda, dentro quell'urna. Forza Alessandro Di Battista! Buonasera a tutti e grazie, buonasera! Grazie! Vabbè, magari qualcuno non conosce tutto il percorso che ci ha portato a diventare nel corso degli anni, contro tutto e tutti, la prima forza politica del paese. Ve lo voglio un po' raccontare quello che è capitato a me. Io nel 2007 ero un giovane come tanti, ne vedo tanti questa sera in piazza, che aveva davanti a sé due alternative, o cospirava o espatriava. E non esisteva neanche il Movimento 5 Stelle, esistevano dei gruppi di cittadini che organizzati andavano nei comuni, portavano delle idee, però ci hanno sempre ignorato, sempre. Non hanno mai considerato nessuna idea che portavamo in questi comuni, ci hanno sempre considerato i soliti rompicoglioni, i cittadini rompicoglioni che vogliono interessarsi alla politica, mentre la politica è soltanto roba nostra, appartiene soltanto ai partiti, alla partitocrazia, ai politici per professione. Allora da lì l'idea fu quella di fondare un movimento politico. Io quando mi arrivò la mail, io non conoscevo Beppe Grillo. Avevo conosciuto già Roberto, ma per altre vicende, però non conoscevo Beppe Grillo. Eppure mi trovavo a Lisbona, che stavo imparando un po', studiando lì il portoghese, era il 2012, e come lavoro lavoravo con due ragazzi brasiliani, svuotavamo cantine e ci pagavano 10 euro al giorno, e mi arrivò l'email del Movimento 5 Stelle: tu hai i requisiti per candidarti, in quanto sei incensurato, non sei iscritto a partiti politici, ti eri già candidato una volta con una lista civica, diciamo, amici di Beppe Grillo. Mi candidai, pensate, nel 2008 alle elezioni di Roma, quando non riuscimmo soltanto a mettere qualche consigliere circoscrizionale, e quando mi candidai nel 2008 presi zero voti, zero, te lo giuro, non mi votai neanche da solo. E non perché non credevo in me stesso, no, però l'idea era sempre di dare tutti i voti al candidato presidente. Pensate a dove siamo partiti, cioè cittadini normali, molti giovani, che anziché dargli la vinta, anziché lamentarsi e basta, perché in questo paese lo sport principale è lamentarsi e poi votare sempre gli stessi. Anziché lamentarci ci siamo rimboccati le maniche e non abbiamo mollato neanche quando abbiamo preso zero voti, attenzione. Siamo andati avanti. Nel 2012, come vi dico, mi arrivò questa email, la stessa che arrivò a Luigi: tu ti puoi candidare al Parlamento della Repubblica. Io dentro il Parlamento della Repubblica a portare avanti delle idee, perché no? Pensai, perché no? Perché Gasparri sì e io no? E allora decisi di candidarmi. Poi ci fu quello tsunami, no? Enorme, quella campagna elettorale che fece Beppe. Noi ancora sì, iniziavamo a parlare, è vero, eravamo inesperti, è vero, i primi tempi non sono stati facili, non era facile. Quando siamo stati eletti, no? Vi ricordate? Ah, non vanno in televisione, non si vogliono confrontare, sì, hanno paura, sono ignoranti, tutte non era facile. Immaginate voi che entrate da un giorno all'altro in Parlamento con 800 televisioni addosso, pronte a prendere l'errore che ci sarà sempre. Noi parliamo sempre a braccio, diamo l'anima, parliamo ore e ore, stiamo sempre in giro, in tutte le piazze d'Italia, anche mentre la Camera dei Deputati è chiusa e si è preso 40 giorni di ferie grazie a Madama Boldrini. Noi siamo qui in piazza a battagliare e non a chiedere voti, perché non l'ho mai chiesto i voti.
Quindi è normale che un congiuntivo, un lapsus accadano. È normale. Soltanto che per questo sistema mediatico, capito, la consecutio sbagliata da uno di noi è più grave di una legge incostituzionale votata dai partiti politici e dagli esperti della politica, dagli esperti della partitocrazia. Questo per dirvi che il percorso che ho fatto io, che ha fatto Luigi, lo dovete fare pure voi. Ed è qualcosa che va oltre il voto. Noi quest'isola la libereremo, non soltanto se saremo capaci di vincere le elezioni, magari anche riuscendo a prendere tanti voti, ma se tutti i cittadini siciliani alla smetteranno di lamentarsi, perché ripeto, questo è un problema non soltanto siciliano ma italiano. Io vado ai bar della mattina a prendere il caffè e sento lamentele di ogni genere, persone che hanno tutto chiaro, però alcuni si vendono ancora il voto veramente per 50 euro per una busta della spesa, per un buono di benzina. Questo è il sistema. Ed è fatto apposta, e sapete perché fondamentalmente non vogliono il reddito di cittadinanza? Non perché non vi siano i soldi o perché si tratta di una misura assistenzialista, perché non è così. Lo dirò ancora una volta, i soldi ci sono, noi non possiamo permettere che ogni anno fuggano dall'Italia 120.000 persone, come tutta la città di Siracusa, pensate. Ogni anno è come se sparisse una città grande come Siracusa dall'Italia. Dobbiamo dare un reddito, perché ci occorre anche del tempo per riconvertire un po' la nostra economia, perché non pensiamo di uscire fuori dalla crisi producendo più macchine, diciamo con i motori a scoppio. Noi stiamo girando l'isola anche con difficoltà con due mezzi elettrici, perché questo è il futuro. L'idea anche di questo tour è guardare il futuro. Non possiamo pensare di uscire dalla crisi producendo più acciaio, evidentemente no. Dobbiamo avere del tempo per riconvertire la nostra economia, per puntare sulle rinnovabili, sul turismo, sull'enogastronomia. È questo il nostro cuore, no? È questo il nostro petrolio, lo diciamo spesso. Ci occorre del tempo, perché altrimenti qui scappano tutti i giovani. Già fuggono fino al nord Italia, non c'è lavoro neanche nel nord Italia, andavano a Londra, a Parigi, non lo so, New York, non c'è lavoro pure lì, cioè ormai ci sono delle situazioni drammatiche, ci sono dei giovani italiani che magari lavorano in un call center in India, succede anche questo. Allora, dato che ci occorre del tempo, oltretutto occorre giustizia sociale, abbiamo pensato alla misura del reddito di cittadinanza, che costa 17 miliardi di euro all'anno, i soldi ci sono, e tu puoi accedere al reddito soltanto se ti metti a disposizione dei centri per l'impiego per imparare dei mestieri e fare dei corsi di formazione. E sapete benissimo quanti soldi si sono fottuti qui in Sicilia politici come Franco Antonio Genovese sui fondi per la formazione dei giovani siciliani. Due, devi garantire 8 ore di lavoro al tuo comune di appartenenza ogni settimana, comunque fare dei lavori socialmente utili, e poi non puoi rifiutare 3 proposte di lavoro, altrimenti perdi il sussidio. E se menti per ottenere il reddito di cittadinanza c'è pure un reato penale. Vi sembra assistenzialismo? Questo no, è semplicemente una misura che occorre appunto per garantirci tempo, per distruggere il voto di scambio, che è un cancro dovunque, e noi non vi offriremo nulla in cambio del voto, soltanto l'approvazione dei nostri punti di programma, l'impegno e la libertà. Il fatto che noi siamo così, che ci muoviamo in questo modo, che ci autofinanziamo, che stiamo sempre in mezzo ai cittadini, agli attivisti, che riusciamo a fare comunicazione con un cellulare, con Instagram, con Facebook, con delle dirette a costo zero, e tutti voi siete qui non perché ne ha parlato la televisione, ma perché passaparola, social network, eccetera, eccetera. Che cosa significa? Ci consente tutto questo di essere liberi, di non dover dipendere magari da un grande finanziatore che magari gestisce il traffico sullo stretto di Messina e quindi poi ti chiede qualcosa in cambio, ovvero vuole il monopolio. Sapete com'è la questione qui in Sicilia? Le cose non cambiano perché coloro che hanno interesse al fatto che non cambino mai finanziano, foraggiano la politica, e poi la politica gli restituisce il favore. A noi, ma chi ci ha dato i soldi? Ma chi ci ha dato? Ci autofinanziamo con micro donazioni piuttosto. Poi abbiamo, mi fanno sempre fare queste marchette, se abbiamo uno stand con i nostri gadget, se volete darci una mano. Così è, ma se ci pensate, questa è libertà. Quante volte avete sentito dire, i costi della politica, eccetera, eccetera? Cioè, noi ce li siamo tagliati gli stipendi. Guardate che quei quattrini a me mi farebbero comodo. Io restituo più di 200.000 euro, a me mi servirebbero quei soldi, come servirebbero a tutti quanti voi. Quante volte avete sentito parlare, l'abolizione, il finanziamento pubblico, partiti? Ma vi rendete conto che il Movimento 5 Stelle, la prima forza politica del paese, non ha una sede? Noi non abbiamo una sede, la nostra sede è la piazza. Siamo sempre in piazza, anche in televisione, andiamo, come sapete, rilasciamo anche interviste, per l'amor di Dio. Però la nostra sede è la piazza. E attraverso il passaparola, forse lentamente, però stiamo crescendo. Ma vi rendete conto che non c'è nessuno di noi che prende il vitalizio? Per cui è evidente che saremo capaci per primi di abolire i vitalizi, e probabilmente sarà una delle prime cose che farà qualora dovesse diventare presidente Giancarlo Cancelleri: abolire i vitalizi in questa regione che se n'è approfittata in maniera vergognosa dei quattrini di tutti i siciliani.
Il cuore è questo, certo uno dice, ah, non è che con il taglio soltanto dei costi della politica si potranno risolvere i problemi. È evidente, ma scusate, ma chi è che fa battaglie contro il capitalismo finanziario come le facciamo noi? Guardate che non è facile prendersene con le banche d'affari che poi gestiscono, magari sono infilate nei consigli di amministrazione dei giornali e poi i giornali ti bastonano proprio perché te la prendi con JP Morgan, Goldman Sachs, con i Rothschild, De Benedetti, il padrone di Repubblica, è nel consiglio di sorveglianza dei Rothschild. Ma chi le fa ste denunce? Andiamo in televisione soltanto a parlare, dire il nome di Benedetti, no, non è presente, non se ne può parlare, cioè, come, non lo so, come, quando parlo di Luigi Di Maio, che deve essere sempre presente. Ma vi rendete conto com'è il sistema? Lo vedete come ci trattano in televisione? Ci invitano, anche perché fanno pure share audience con noi, però mamma mia, cioè, cercano in ogni modo e non fate finire una frase, ti innervosiscono, tu magari perdi il filo, perdi il concetto, adesso la pubblicità, ti inquadrano il calzino, è incredibile, è così. La vedete quando vado dalla Gruber quello che succede? Sì, lo vedo, vero. No, tranquillo. Ma chi fa parlare? Ne chi fa parlare? Vabbè, perché dobbiamo parlare da Boldrini? Ma quella è Renziana, quella è Renziana. È ora di scena. La Boldrini... Cioè, un alla no, 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 guardate, il modo migliore per... No, attenzione, io perché... Attenzione, il vaffanculo è qualcosa che ho sempre rispettato, ci mancherebbe altro. Siamo nati, però guardate che certi personaggi si squalificano da soli. Quando l'altra volta mi ha espulso perché osavo combattere contro i vitalizi e smascherare la sua presa per il culo che ha fatto la Presidente... Boldrini, siamo tutti. Maestrina, tranquilli, basta soltanto condividere quel che fanno, basta soltanto darci una mano a far capire quel che fanno a tanti più cittadini. Si squalificano da soli questi personaggi ipocriti, perché veramente l'ipocrisia ha distrutto questo paese proprio più del malaffare, perché no, grazie all'ipocrisia ci prendono in giro, ci fanno credere che hanno fatto qualcosa di buono quando hanno fatto l'esatto contrario, chiamano delle leggi infami con dei nomi bellissimi, la buona scuola, Jobs Act, vedete come sono, riforme costituzionali, lo fanno apposta, così il titolo del TG1 è approvata la buona scuola, anche se è una legge di merda, non scriverebbe mai sul del titolo come titolo della buona scuola la scuola di merda, non lo farebbero mai perché i cittadini se ne accorgerebbero, e quando non gli basta l'italiano utilizzano l'inglese, Jobs Act, bail-in, chissà che sarà il loro obiettivo, è un popolo ignorante che non è in grado di capire, perché più siamo ignoranti più ci possono manipolare con i loro mezzi di informazione, e più siamo poveri più ci possono comprare con questo fottutissimo voto di scambio che non appartiene e non apparterrà mai al Movimento 5 Stelle, mai. Noi non siamo qui a promettervi nulla, soltanto a dirvi che siamo fieri di come ci stiamo comportando. Esistono italiani che non hanno abbassato la testa, che non abbassano la testa, che non si lamentano e basta, che non sono fatalisti e basta, che dicono tanto qua non può succedere niente, che facciamo, che lo facciamo a fare? Se avessimo pensato così qualche anno fa, quando prendevamo 0 voti, se avessimo pensato così quando iniziavamo a raccogliere firme e a dire in giro salve, signor, noi siamo un Movimento 5 Stelle, chi? Chi siete voi? Siamo un movimento? Ma che significa? Chi siete? Beppe Grillo fa, no, non capisco, non mi interessa la politica, siete tutti uguali, non neanche ci eravamo presentati, però dovevamo subire i disastri che hanno fatto gli altri, siete tutti uguali, no, non siamo tutti uguali, perché qua c'è gente che rinuncia, per carità, i sacrifici veri li fanno gli operai dell'Ilva, i pescatori siciliani o gli imprenditori veneti, però qua c'è gente che... So 4 anni che si fa tutti i fine settimana in piazza, anche in regioni dove non è che io devo essere votato, che vengo qui a chiedere voti, per l'amor di Dio, io sono di Roma. C'è gente qui che non molla mai, che quando deve prendere la parola in aula, sapendo che se fa quella denuncia poi si becca insulti, fischi da parte del PD e magari articoli contro, che si concentrano su una parola sbagliata, la prende sempre la parola. Perché è facile scegliere la strada comoda in questo paese, lo fanno un sacco di persone, la strada comoda è comodo comportarsi in un determinato modo, è comodo infilarsi in un sistema di corruzione, piccolo o grande corruzione, è comodo farsi gli affari propri, perché se alzi troppo la testa poi qualcuno si arrabbia, è comodo tenersi 12.000 euro di stipendio, è comodo beccarsi 42 milioni di euro di finanziamenti pubblici, sarebbe stato comodo per Luigi Di Maio andare in auto blu piuttosto che con mezzi pubblici o coi taxi, sarebbe stato comodo avere una sede, sarebbe stato comodo fare le Olimpiadi a Roma, nessuno ci avrebbe attaccato se l'avessimo fatte. Qua c'è qualcuno che in questo paese per la prima volta ha scelto la strada, parliamo di politica, poi di personaggi eccezionali, ne ha avute tanti l'Italia, ha scelto la strada giusta,
giusta, perché era giusto restituire quei soldi, era giusto far vedere che si può fare la politica in un altro modo, è giusto farsi questo tour in Sicilia con dei mezzi elettrici e dimostrare che esiste un futuro per quest'isola che deve andare in quella direzione, è giusto stare sempre in piazza, sempre senza scorta, senza intermediazione, senza una barriera, con poliziotti e carabinieri che non li vediamo mai, prima due della Digos che ringraziamo, ma guardate, non ci abbiamo mai bisogno di scorte o protezioni perché facciamo il nostro dovere, e io sono fiero di come ci siamo comportati e sono fiero di come mi sono comportato. Stiamo dando il massimo, non siamo qui a dire votateci, perché stiamo dicendo che qua ci sono delle persone che danno il massimo. Allora, ci volete dare una mano? Volete venire con noi? Volete aiutarci a diffondere queste informazioni, il programma che presenteremo per la Sicilia? Perché se si vince in Sicilia e nel giro di poche settimane si aboliscono certi privilegi, quello sarà un bel biglietto da visita alle future elezioni politiche nazionali, perché prima o poi in questo paese comunque ci faranno votare, succederà che prima o poi andremo al voto, e sarà bello andare al voto magari con una vittoria qui in Sicilia. Sarà molto bello dire che farete, innanzitutto aboliremo questi privilegi come ha fatto Giancarlo Cancelleri, e ci hanno una paura enorme, enorme. C'è Alfano che cerca una sistemazione in ogni situazione, occhio che vi citofono a casa e dice ce l'avete una poltrona per me, state attenti, Alfano è così, occhio, e sono prodotti vostri. Come avete fatto Lombardo, Alfano, Cuffaro, come avete fatto? Crocetta, come avete fatto? Che altro c'è? La Russa, madre mia, però pure personaggi straordinari in questa terra meravigliosa. Però chiedete scusa per Alfano, che qualcuno che l'ha votato, qua Alfano, io lo so, vi riconosco dalle facce. Alfano, l'avete spostato tutti a noi, ce l'avete in Parlamento. No, scherzo, questa terra ce la può fare, poi veramente i cambiamenti importanti nella storia d'Italia in generale sono partiti da quest'isola. Se ce la facciamo qua abbiamo veramente delle possibilità più grandi, per questo ci stiamo impegnando tanto. È vero. Ce la faremo, dipende. Voi aiutateci a far capire. Io li capisco coloro che dicono mi voglio astenere perché i politici, perché poi l'obiettivo loro è farci apparire come gli altri, eh. L'obiettivo loro è questo, no? Ma vanno in televisione come gli altri. Cerco. Come? La gravina. È l'erba quella brutta, quella come si chiama? Riva. Quella che va estirpata, la gravina, certo. Riva. Certo. Riva. Nessuno ci può togliere più niente. Ci hanno tolto tutto. No, però occhio che noi siamo pure capaci quando stiamo in basso pure a scavare noi italiani, occhio. Per cui cerchiamo veramente di capire che questa, lo dirà bene poi Luigi, c'è veramente un referendum. È un referendum più che delle elezioni, attenzione. Io questo non lo so, noi ci stiamo impegnando tanto, però io ripeto, capisco le persone che dicono però non so se fidarmi, sono giovani, sono inesperti, per carità, però bisogna far capire che chi si astiene in realtà è come se votasse per il sistema, perché i partiti certi pacchetti di voti purtroppo garantiti per un discorso legato al sistema ce li avranno sempre, sempre, come pensiamo in alcune regioni il Partito Democratico come purtroppo controlla il voto anche con il sistema delle cooperative, noi l'abbiamo denunciato il sistema delle cooperative, fascisti che attaccate le cooperative, cioè purtroppo è questo il sistema. Cioè, dipende da noi, se saremo così comuni, se gli permettiamo sempre di passarci sopra, ci passeranno sempre sopra. Dipende da noi, da quanto siamo capaci di alzare la testa, dimmi. Certo, a noi ci hanno cacciato dalla Camera per aver lottato contro Buono Scuola. Io sono il parlamentare più espulso della storia della Camera dei Deputati, 86 giorni di espulsione, 10 volte Higuaín. Grazie, grazie. Grazie. Lo sappiamo. Ma noi quella, ma scusate, fondamentalmente, ora qualcuno, ma questi che pensano dello Stato? Noi ci, è un esempio, tagliandoci gli stipendi abbiamo creato un fondo che sostiene le imprese private, quindi noi crediamo nella piccola e media impresa privata, nelle start-up, nei giovani che si mettono in piedi un'impresa, nelle persone cinquantenni che mandano degli imprenditori di 50 anni che si taglierebbero un braccio piuttosto che licenziare un dipendente. Crediamo e ci mettiamo i soldi che per legge ci spetterebbero, tuttavia pensiamo che istruzione, acqua, anche in un certo senso il credito, e ci arriverò, e trasporti e sanità
non siano merci sulle quali lucrare, ma diritti da garantire a livello nazionale. Per quello che vogliamo fare, semplicemente sulla scuola, non vogliamo dare finanziamenti pubblici alle scuole private, mai. Semplice, vuoi portare tuo figlio ad una scuola privata? Legittimo, assolutamente, paghi, perché la scuola pubblica deve essere garantita. Dobbiamo abbassare le tasse universitarie, perché ci sono giovani che mollano l'università perché non riescono a pagare le tasse universitarie. Semplice. E i soldi ci sono, santa pazienza. Hanno trovato in 16 minuti di consiglio dei ministri 5 miliardi di euro di quattrini nostri da dare ad Intesa San Paolo, che si è beccata due banche venete pagandone 50 centesimi l'una. Banche spolpate dalla politica. In 16 minuti, il tempo di un prelievo al Bancomat, hanno trovato 5 miliardi di quattrini nostri. Per le banche private i denari ci stanno sempre, per la scuola pubblica no. Bisogna intervenire, bisogna rispettare i parametri europei, quella stessa Europa che impone le arance marocchine, che impone l'olio tunisino, che colpisce la produzione locale. Sapete tutto questo. Voi vi domanderete: ma per quale motivo quelli che non ce l'hanno fatta prima, questi ragazzi inesperti, ce la dovrebbero fare se non ce l'ha mai fatta nessuno? Perché noi non abbiamo nessun legame con quel sistema. Non c'è nessuno di noi del Movimento 5 Stelle che ha un giornale di partito, ripeto, che ha una sede. Nessuno di noi ha preso quattrini dalle banche d'affari e non dobbiamo restituire favori alle banche d'affari. Nessuno di noi ha preso quattrini da grandi lobbisti dei trasporti, per cui dobbiamo sistemare il trasporto privato a discapito del trasporto pubblico. Una terra che è desolante dal punto di vista dei trasporti. Questo sapete quanto ci vuole in treno da Catania a Palermo? Se c'è il treno, non so se passa, lo sapete perfettamente. Lo sapete perfettamente. Ma non è che qua non c'è mai stata una persona che gli è venuta in mente l'idea: occorrono delle ferrovie in Sicilia, occorrono dei trasporti migliori. No, evidentemente c'è qualcuno che, mangiando grazie alla privatizzazione dei trasporti, ha impedito che si facessero nuove politiche. Come? Finanziando quei partiti politici che poi restituivano il favore magari ai finanziatori legati al trasporto privato, privati. Questa è la logica. Per questo noi abbiamo una grande occasione, e l'occasione è mantenerci dritti, mantenere quest'etica, quest'onestà, che non è soltanto onestà legata, perché magari, credetemi, non sto mettendo le mani avanti, il movimento cresce il numero di sindaci, di eletti. Chi esclude che da qui a qualche anno anche uno del Movimento 5 Stelle non ruberà? È impossibile che succeda? No, non è impossibile, però noi lo cacceremo a calci in culo immediatamente, questo succederà. Però siamo onesti intellettualmente, sappiamo che se non dipendiamo dai grandi finanziatori saremo liberi all'interno di quelle istituzioni per portare avanti quelle politiche sane, che poi sono rispettose della Costituzione della Repubblica, che garantisce cure gratuite agli indigenti, tutela e risparmio. Per quello stiamo pensando, ne parlerà meglio Giancarlo, anche in questa terra, ad una sorta di istituto di credito, ad una cassa, ad una banca, chiamiamola pure in questo modo, di investimento per le imprese siciliane, perché il credito per l'imprenditore e per le imprese è un diritto. È un diritto, e non è populismo, comunismo, statalismo, perché c'è in Germania, c'è una banca pubblica di investimento che investe nelle imprese, gli dà credito e permette alle imprese di crescere. Ed è per quello che l'economia tedesca funziona e la nostra è in crisi, perché per un imprenditore riuscire ad ottenere 20.000 euro di prestito per comprare o rinnovare un macchinario è impossibile, e quindi il ragazzo non ha lavoro e fugge al nord e poi all'estero. Questo è il sistema. Certo, ma lo sappiamo perfettamente. Ci abbiamo fatto un fondo sul microcredito con i nostri soldi per garantire. I numeri li conosce meglio Luigi, anche di quante imprese in Sicilia hanno ottenuto un prestito grazie a quattrini che ci siamo tagliati noi. Ditemi quando mai era successa sta cosa. Ma che dobbiamo fare di più? Dobbiamo stare in piazza tutte le sere? Lo facciamo. Dobbiamo muoverci con i mezzi elettrici? Lo facciamo. Dobbiamo stare in piazza anche quando non si vota? Lo facciamo. Dobbiamo restituire soldi, non prendere un euro di finanziamento pubblico, fare denunce su denunce? Lo facciamo. Dobbiamo andare alla Gruber? Lo faccio. L'ho fatto. Nome? C'è acqua? O vino? Qualsiasi cosa. Ma non ti fa schifo? Ma che mi fa schifo? L'ho bevuto io. No, c'è l'acqua. Ah, ce l'hai forse più fresca. Grazie. Ora, lascio la parola. Sudate poi, prima parlavamo perché tu praticamente ci state dando un quantitativo, lo sapete, di cibo incredibile. Friggete le posate qua in Sicilia. Io chiedo le forchette, mi dà una forchetta di coltello, fritte? Però tutto quello che di giorno accumuliamo poi bruciamo la sera ai palchi in maniera incredibile. Io vi ringrazio, ci credo tanto, sono così fiero di far parte del Movimento 5 Stelle, sono proprio orgoglioso di quello che abbiamo fatto.
E è bello dirlo, sei un parlamentare, un onorevole che va e dice: io mi sto comportando bene, Luigi si comporta bene, Giancarlo si comporta bene. È bello poterlo dire, bellissimo. Ora lascio la parola al vicepresidente, un amico, un fratello della Camera, Luigi Di Maio. Grazie signora, buonanotte a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui.